Buongiorno e buona settimana da Speciale News Web 24 in apertura. Gli esteri, terrore e morte in un festival dell'Aio in California. Un uomo ha sparato tra la folla facendo 3 morti e 12 feriti. Secondo un testimone sparava in tutte le direzioni ed aveva un assetto militare. Per il governatore della California Newsom si tratta di una tragedia orribile. Nel nostro paese c'è un'epidemia di violenza con armi da fuoco che non possiamo tollerare. E così si riapre di fatto il dibattito sulle armi negli Stati Uniti. Con la sparatoria avvenuta nella notte, la California è uno degli stati con le leggi più rigide sulle armi. Non si placano le polemiche dopo la diffusione di una foto in cui si vede uno dei due americani responsabili della morte di un vice brigadiere dei carabinieri a Roma bendato. Non fa parte della nostra Costituzione, soprattutto dell'egida in termini di rispetto dei vite umane, ha detto il premier italiano Conte. Tra l'altro l'Italia è uno stato di diritto e bisogna tenere conto che la nostra legislazione in caso di omicidio volontario contempla già l'ergastolo e non consente più sconti di pena. Intanto oggi a mezzogiorno a Somma Vesuviana si svolgeranno i funerali del vice brigadiere ucciso. Il porto di Rodico Arcanico è stato designato dall'Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche tra le 35 imprese turistiche d'avanguardia della Puglia. Il porto di Rodi, in pieno fermento con una serie di eventi sportivi e mondani, porta a casa un altro importante riconoscimento di valenza in internazionale dopo un mese dalla consegna della bandiera blu. Unico porto selezionato, la struttura si è distinta per accoglienza, qualità dei servizi e capacità promozionale. Adesso parliamo della vicenda legata alla presidenza del Parco Nazionale del Gargano. Il presidente della Regione Puglia, Emiliano, ha incontrato i sindaci dei comuni dell'area garganica per parlare di ciò. Saverio Serlenga. In chiusura alla pagina sportiva, il nuoto. Si sono conclusi ieri in Corea del Sud a Gwangju i mondiali che hanno visto un incredibile argento per la 14enne Pilato ed un bronzo per Gregorio Paltrinieri nella gara degli 1500 stile libero uomini. Un mondiale che è stato tutto azzurro con tanti protagonisti, tra cui anche l'eterna Federica Pellegrini al suo ennesimo oro mondiale, per arrivare anche al settebello della pallanuoto che in una finale epica, o almeno fino a un certo punto, ha vinto per 10-5 contro la Spagna. Tutto questo in previsioni delle Olimpiadi che si svolgeranno il prossimo anno in Giappone e con la consapevolezza di avere squadre e donne e uomini che sapranno dare il meglio di sé. È tutto, anzi prima di chiudere vi ricordo che questa mattina intorno a mezzogiorno e un quarto ci sarà una conferenza stampa dell'Audacia Cerignola per presentare il piano tecnico 2019-2020 e non si esclude che nel corso di questa conferenza stampa si torni a parlare della situazione inerente l'impugnazione da parte della stessa società gialloblu in merito alla decisione della Federcalcio di estrometterla dal campionato di Serie C. È tutto per questa prima edizione del telegiornale, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con Speciale News Web 24, stasera alle 19:30. Buona giornata e a più tardi.